Allora, ragazzi, video molto veloce, giusto perché volevo cercare di farvi capire delle cose, no? Poi faremo un video un pochino più particolare sui capolavori doc e i capolavori secondo me. E ora vi presento un fumetto che è questo, The Walking Dead. Sono andato a prendere appunto l'ultimo numero della versione Color Edition, The Walking Dead. Che è inutile che ci stiamo a girarci attorno, oppure secondo te, questo è un capolavoro doc, è un capolavoro mondiale, ma non sono io che lo dico. Lo dice se vai, che ne so, non dico in Pakistan, ma se vai in Giappone, se vai in Inghilterra, se vai in Canada. No, se vai in Australia e dici The Walking Dead, loro ti dicono zombie, ok? E questo è già catalogare un qualcosa come capolavoro dog. Qualcuno mi dirà, beh, ma allora lo confronti con l'Eternauta, con il Corvo. No, non c'è da confrontarli, perché anche quelli sono capolavori più vecchi, ma sono sempre capolavori dog. Quindi è inutile stare a discutere, ma Beppe, a me sinceramente The Walking Dead non mi piace. Va benissimo, può non piacere, però ripeto, è un capolavoro, punto. Se paragonati al secondo me, no? Proviamo a cercare dei capolavori secondo me. Beppe, uno mi potrebbe contestare, guarda Beppe, secondo me non è un capolavoro quanto Samuel Stern. Ok, Samuel Stern secondo te può essere un capolavoro? Secondo me è un bel fumetto italiano. E basta. Quindi ci sta, no? Questi confronti non possono essere fatti perché comunque. Ripeto, ci sono dei capolavori che per quanto a me non possono piacere, no? Adesso potrei fare un esempio su qualche manga, però è inutile stare a discutere, non ne parlo, non me lo leggo, però sta di fatto che sono dei capolavori, doc. Non so, possiamo parlare anche di altro, no? Ma Beppe, guarda, secondo me Dylan Dog fa il culo a The Walking Dead. Ma anche no, anche no. Dylan Dog è un fenomeno italiano. Perché comunque, ripeto, cioè, non è un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Quando ha avuto il suo massimo, diciamo così, successo, Dylan Dog, no? Sì, ha viaggiato, però non è rimasto impresso, no? Nel pubblico mondiale. Qualcuno potrà criticare il fatto che comunque ci sono dei prodotti non capolavori, ma comunque gli hanno fatto tanta pubblicità. Anche in quello vuol dire portare anche quello vuol dire capolavoro, cioè quando un prodotto dalle grandi potenzialità ti crea anche intorno altro successo. E quindi niente da fare, ragazzi. The Walking Dead non ce n'è per nessuno. È un capolavoro perché per un decennio ha, diciamo così, spostato, influenzato comunque il mondo del fumetto. Quando si parla di zombie, si parla di The Walking Dead. Quando si parla di horror in Italia, nel bene e nel male, si può parlare di Dylan Dog, si può parlare del nuovo Samuel Stell, che sono degli ottimi fumetti, però si parla anche di The Walking Dead, perché The Walking Dead è un capolavoro. E quando si parla di una certa tematica e di grandi fumetti, un prodotto come The Walking Dead, secondo me mai troppo apprezzato per qua in Italia, si parla di capolavoro, capolavoro doc. Quindi ditemi anche voi cosa pensate, poi facciamo uno speciale apposta tra capolavori, doc e capolavori secondo me, ne faremo uno apposta, ecco,
Volevo solamente, ecco, andando a prendere questo fumetto, secondo me gli sta dando, qua in Italia gli stiamo dando pochissima importanza, ne sento parlare pochissimo. Quindi io, ripeto, può non piacere il genere, ma sicuramente qualche numero è da leggere prima di giudicarlo, no? Quindi fatelo con la nuova versione, fatelo con la vecchia in bianco e nero. Fatelo con le scan che comunque ci sono in giro, ma fatelo, leggetelo perché ripeto, quando vi dicono ma The Walking Dead per voi è un capolavoro, voi potete dire a me non piace, però effettivamente è un capolavoro. Ok, ragazzi.